Allora, vediamo adesso la barra di torsione. Per la barra di torsione la metodologia di dimensionamento è molto semplice. Fondamentalmente abbiamo a che fare con dei componenti che sono facilmente assoggettabili a delle travi a sezione circolare, rifinite in maniera particolare alle estremità per poter essere agganciate ovviamente ad altri organi, ad altri componenti della macchina. Che succede? E queste barre, diciamo, vengono inserite in vari punti delle autovetture, come vedremo, per compensare quelli che potrebbero essere dei rollii o per stabilizzare, diciamo, il veicolo. Dal punto di vista di dimensionamento, come vi dicevo, è molto semplice, basta utilizzare la formula del momento torcente. Quello di cui bisogna tener conto sono eventuali variazioni geometriche, curve della barra eventualmente, o variazioni geometriche di questo tipo, spallamenti. Un esempio di applicazione della barra di torsione lo vedete qui. Possono essere o barre stabilizzatrici, che sono quelle che vedete qui davanti, oppure barre di torsione che sono longitudinalmente al veicolo. Vedete, queste servono a stabilizzare la differente torsione della parte anteriore del veicolo rispetto a quella posteriore, soprattutto quando si fanno le curve, ovviamente. Quindi, in particolare, se voi guardate questa, che è collegata ovviamente all'asse posteriore, in qualche modo, quello che succede nell'affrontare la curva è la differente rotazione imposta qui davanti e qui dietro. La barra serve a equilibrare questa differente distribuzione di carico, in qualche modo. Quindi si torce un pochettino e poi restituisce questa cosa riportando il veicolo in posizione ottimale. Come facciamo a dimensionare questo componente? Se voi vi fate un giro su internet, questo io l'ho preso da un produttore, questo è il sito, ne trovate di vari di questo tipo. Come vedete, sono sostanzialmente delle trave a sezione circolare, a volte sono cave, a volte sono piene. La metodologia di carico è molto semplice. Agendo poi su queste barre è possibile anche modificare quelli che vengono chiamati gli assetti. Se qualcuno guarda le gare di Formula 1, è possibile, agendo sulle barre, qui vi ho riportato soltanto un esempio, agendo sulle barre o su come le barre sono collegate, cambiare il comportamento del veicolo. Se l'auto è solo sterzante, si ammorbidisce la barra posteriore per indurire l'anteriore, e viceversa. Se voglio maggior grip, maggiore presa sul terreno, oppure maggiore sterzo, diciamo, ci sono queste barre, offrono anche la possibilità di regolare il comportamento su strada del veicolo. Chiaro? Ed è funzione ovviamente di come io progetto le barre, perché ogni variazione mi cambia il carico che agisce sulla barra, e devo tener conto di questo anche nel dimensionamento. Qui c'è un esempio, l'avete già visto, ve l'ho fatto vedere. La posizione di queste qui, vedete, sono le barre anti-rollio. Questa era
macchine che correvano negli anni 90, sostanzialmente, in cui ci sono sia barre di rollio sia barre di torsione, e queste si dimensionano in questo modo con il calcolo della sigma dovuta al momento, della tau dovuta al momento torcente e della rigidezza applicata. Questo mi consente di avere la risposta sull'angolo di torsione theta e quindi avere, conoscere a priori qual è il comportamento del veicolo a quel tipo di sollecitazione. Qui c'è un esempio più dettagliato. Ovviamente io non entro negli schemi perché al momento non ci interessa questo. Se siete interessati poi entreremo più in dettaglio. Quello che a noi interessa è andare ovviamente a definire poi le rigidezze, che sono quelle fondamentali in questo tipo di modi. Qui ci sono altri esempi, ovviamente, l'abbiamo già visto prima, e questo è un esempio di barra di torsione. Qui c'è un esempio sul tipo dei collegamenti di cui devo tener conto anche. E qui ci sono anche altri esempi. Anche qui ci sono le barre di torsione che vanno dimensionate. Vediamo come si fa il dimensionamento. Gli esempi li avete visti, vediamo ognuno di quei componenti come va progettato, perché poi la metodologia di progettazione è identica per tutte queste barre. Ovviamente in funzione del veicolo cambieranno i carichi che vengono applicati, cambieranno le rotazioni, cambieranno le prestazioni che io richiedo a quella barra, ma la metodologia di progettazione è identica per tutti i casi che avete visto. Le formule che io utilizzo sono molto semplici. Il calcolo della tensione è quello che avete tirato. Che mi dice che la tensione della barra a sezione circolare e 16 momento torcente pi greco di al cubo. Tenete presente che se la barra è cava, il momento di inerzia che io devo assumere, il momento polare per la torsione, sarà quello pieno meno il buco. Ricordatevelo quando fate i conti, lo abbiamo già visto. Altra cosa che mi serve e che devo andare a determinare è l'angolo teta di rotazione o la rigidezza. Chiaro? Una delle due cose che sono legate. L'energia, il lavoro che io compio, o che la barra dovrebbe compiere, meglio, è sempre dato da forza per spostamento. Qui, avendo a che fare con il momento torcente, lo spostamento è la rotazione. Quindi il lavoro, voi lo vedete rappresentato qui, è un mezzo rotazione per il momento torcente. Quello è il lavoro. Va bene? L'energia di deformazione come viene fuori? Perché ho scritto questa espressione? E poi se volete in realtà vi riporto da qui. In realtà l'energia sarebbe l'integrale, dovendo essere sempre quella, anche quella forza per spostamento, la forza è data dalla tau per l'area, ecco perché c'è un momento di inerzia dentro, la tau ovviamente deve essere riportata, o la sigma se preferite, deve essere collegata alla forza attraverso la legge di Hooke. E per la tau qual è l'espressione che abbiamo scritto? Torno un attimo indietro,
io so, questo è t, momento torcente, io so che t è uguale a g, momento di inerzia, l per t. Bene, e la tau è uguale a momento torcente, 32, se volete 16, momento torcente, mi credo di affatto. Quindi se voglio, posso mettere questa espressione all'interno, al posto del momento torcente, e procedere all'integrale della tau. Scusate, un attimo la trovo. All'integrale della tau per avere forza per spostamento. Prendete questa per l'energia e poi vi faccio vedere come si fanno i passaggi. Adesso cerchiamo come al solito di capire prima qual è la problematica, poi facciamo i passaggi con attenzione. Quindi da un lato so che sono riuscito ad immagazzinare una certa forza, una certa energia di deformazione, perché ho dovuto deformare la mia barra. L'energia di deformazione è rappresentata da questa espressione. Quando tolgo la forza, il lavoro che fa la barra per tornare indietro è dato dalla forza per spostamento, cioè dal momento torcente applicato per la rotazione angolare. Quindi le due espressioni in realtà sono uguali. Questa è l'energia di deformazione che io faccio per deformare la barra. Questo è il lavoro che la barra mi restituisce quando ho tolto la forza. Poiché la molla che io voglio costruire è di tipo lineare, l'energia che ho sprecato per deformare la barra mi viene tutta interamente restituita sotto forma di lavoro. Giusto? Quindi le due espressioni si possono uguagliare. A questo punto, se io eguaglio le due espressioni, trovo questa che è quella che avevate scritto all'inizio, che avevamo scritto all'inizio, cioè teta uguale tau 2L g per d, se portate dall'altro lato g per d divide per 2L, trovate la stessa espressione, ma a me quello che interessa è questo. Poi vi dico quali sono le espressioni che utilizziamo. Intanto avete scritto tutto prima? No. Ok. Poi li rivediamo i passaggi, cercate di capire il concetto. Io fondamentalmente userò sempre, sul discorso di dimensionamento, una formula che è legata agli sforzi e una formula che è legata alle energie accumulate. Che fondamentalmente l'energia è sempre data da forza per spostamento. Energia per deformare il componente, la barra, lavoro che mi ritorna nel momento in cui ho rimosso la forza. Va bene? Poiché la molla è di tipo lineare, questo, la quantità, l'energia che io spendo per deformare la barra viene restituita tutta per ritornare alla posizione di origine. La rigidezza è rappresentata dalla derivata rispetto all'angolo del momento torcente, quindi è rappresentata da questa formula qui. Allora, cosa devo ricordare quando faccio il dimensionamento? Ripeto, poi i passaggi che vi faccio vedere dopo, cerchiamo di capire. Cosa devo ricordare per il dimensionamento? Le formule sono queste quattro, che in realtà sono legate tra di loro, come vedete. Perché ne bastano due. Basta ricordare la prima, che è questa qui, cioè che la tau è uguale a 16 momento torcente pi greco di appunto, è quella che vi dà la rigidezza, dove questo L è la lunghezza del tratto utile della barra. Adesso vi faccio vedere un'altra figura e vi riscrivo queste formule. Quindi fondamentalmente io ho bisogno di due relazioni, basterebbero queste due in realtà. Vedete, io so che la tau è 16 momento torcente per i conti al cubo, io so che la mia relazione è lineare da t uguale a k per teta. Mettendo in relazione queste due, quando dimensionate, due cose vi servono sostanzialmente: la rigidezza e la tau. Confrontate questa con la tau limite per trovare il diametro e la rigidezza per trovare l'angolo teta.
in maniera tale da sapere qual è l'angolo di rotazione che la barra deve avere. Ve li faccio rivedere qui, tanto le formule sono uguali, non vi preoccupate, sono riscritte qua. Sono le stesse. Mettete al posto di MT, mettete T. Al posto di questo mettete T, il momento torsivo. Quindi io so che il momento torcente T è uguale a rigidezza K per angolo di rotazione theta. Il momento torcente è Y D alla quarta 32 G su L per theta, quindi questa è l'espressione, qui è G espresso in funzione del modulo di Young, questa la conosco, per cui come si fa a dimensionare una barra di torsione? Scelgo la classe del materiale, cioè vado a scegliere quale acciaio voglio utilizzare per dimensionare la barra. Una volta scelto il materiale, io conosco G, perché viene fuori dalla prova di trazione, conosco E. Conosco la prova di trazione della barra, in genere chi dipende dall'acciaio mi dice quanto è il motore di Young. Quindi io conosco G. D ed L sono in genere determinate dalle dimensioni, ma in realtà quello che è determinato solitamente è L, quello che devo determinare è D. Utilizzando questa relazione, che è quella della relazione carico-freccia, vado a determinare quelle che sono i parametri di rigidezza. Una volta che io ho determinato la mia rigidezza K, posso andare a fare le verifiche sia statiche che a fatica, per vedere se il componente regge i carichi statici e regge i carichi a fatica, esattamente come abbiamo fatto fino ad ora. Di solito sulle barre di torsione si applicano coefficienti di sicurezza di poco superiori a 1, o a volte addirittura si usa 1, perché comunque è un organo che, per come sono scritte le relazioni, dovrebbe garantire una sufficiente resistenza, e non ci sono particolari incertezze sul dimensionamento o sui dati del materiale, se uso ovviamente le barre di acciaio. Qui c'è un esempio, supponiamo che io conosca la rigidezza che voglio applicare e il momento torcente, e conosco anche la tau ammissibile del materiale, la tau limite del materiale, io posso determinare, utilizzando le due relazioni di prima, conosco K, conosco la tau ammissibile. Quindi questo mi consente di determinare, e conosco il momento torcente. Se io conosco il momento torcente, K e tau limite, posso determinare il diametro e l'angolo di rotazione, utilizzando le due formule che avete visto scritte lì. In questo caso ho determinato la lunghezza invece dell'angolo, perché mi serviva la lunghezza della barra, limite della barra. Quindi sono stato capace di trovare diametro e lunghezza in funzione di K, T e tau ammissibile che avevo disponibili. Ovviamente quando vado a fare la verifica di resistenza a fatica utilizzo le relazioni che avete visto, cioè la curva di Weber, fondamentalmente le curve per la presenza del carico medio. Generalmente quando fate questo tipo di progettazione dovete tenere presente che la barra nel tratto utile viene rettificata. Dica. Ma D non dovrebbe essere la dicitura. Aspettate un attimo, torniamo indietro, un attimo, no, ho applicato questa qui. Per trovare L. No, va bene? Per trovare D. No, ho trovato L. Lei diceva D? La D. La D è radice cubica, sì, scusatemi. Questa è radice cubica, ha ragione, scusi, pensavo stesse parlando di raggi. La D è radice cubica, eh? Qui ci vuole un 3. Scusate. Va bene.
Allora, vediamo adesso le molle ad elica. Un esempio tipico è questo, vedete, questo è un esempio di ammortizzatore in cui tra gli organi che fanno parte del sistema di ammortizzatore della ruota c'è una molla ad elica, generalmente in acciaio, che serve ad assorbire le sconnessioni stradali e comunque a sostenere, a dare un certo comfort ai passeggeri. Cioè, noi parleremo delle molle in acciaio, ci sono però allo studio, da parte dell'Audi per esempio, anche delle molle in materiale composito. Ragioniamo sulle molle in acciaio perché abbiamo a che fare sempre e comunque con materiale isotropo, quindi diventa più facile andare a ragionare. E il ragionamento che si fa è di questo tipo. Supponiamo di avere un avvolgimento. Questo, immaginate gli anelli avvolti ad elica tagliati al centro e proiettati sul piano. La forza F è quella che comprime o dilata la molla, l'elica della molla. Il diametro di questo grande è il diametro degli anelli considerati sul baricentro dell'anello. Ok? Poi sarà importante considerare il diametro esterno e il diametro interno. Il diametro di piccolo invece è il diametro del filo. Se io vado a considerare il singolo anello tagliato in un certo punto, per avere l'equilibrio, cioè per equilibrare la forza F che tende a comprimere quella molla, devo applicare una forza F uguale contraria più un momento torcente, perché quando premo questo tenderebbe a torcere in questa direzione. Quindi quando faccio il taglio lì, per fare come avete fatto a scienze, per stabilire la condizione di equilibrio, devo applicare un momento torcente uguale opposto a quello generato dal taglio. Questo momento torcente, T, questo qui, è dato dalla forza applicata qui per il braccio, e il braccio è il raggio di questo avvolgimento. Quindi il momento torcente è uguale ad F per il diametro di X2, questo braccio qui. La tau massima quindi che agisce sul generico filo qui, sulla generica sezione, è data da due termini. Uno è il taglio e uno è il momento torcente. Il taglio è l'area diviso la sezione sulla quale questa forza F agisce, e quindi è la sezione del filo. F diviso A, questo è il taglio. Okay. Questa invece è la tau dovuta al momento torcente, qui ho messo R in realtà di mezzo. Questa sarebbe T per V mezzi diviso al momento di inerzia. Questo qui è 16 momento torcente pi greco di al cubo. Chiaro? La solita formula, sempre quella. Quindi, se io tengo conto del fatto che la tau del momento torcente è 16 pi greco, scusatemi, 16 momento torcente pi greco di al cubo, di del filo è questo, la tau del taglio è uguale alla forza diviso l'area, quanto vale l'area? Pi greco di quadro quarti, metto il 4 sopra. Il momento torcente T è pari alla forza per T grande diviso 2. La tau è quindi 16 F T grande T greco T al cubo e il 2, 1, 8 proveniente dal D. Quindi la tau del momento torcente è 8 F per D pi greco di al cubo. 8 F per D pi greco di al cubo. La tau del taglio è 4 F pi greco di 4.
Quindi questo è il momento torcente, la tau del momento torcente, questa è la tau del taglio. Come faccio a dimensionare, a trovare qual è il di minimo secondo voi, prima di fare tutti i passaggi? Se volessi trovare il di minimo di questa molla elicoidale che deve reggere questa F, supponete conosco il diametro grande dell'avvolgimento, conosco la forza che deve reggere quella molla, come faccio a trovare il diametro minimo del filo di avvolgimento? Quella tau deve essere minore o uguale della tau ammissibile, che è data dalla tau limite del materiale diviso eventuali coefficienti di sicurezza. La distribuzione delle forze sul singolo filo è di questo tipo. C'ho una tau di taglio che è questa blu e una tau del momento torcente che è quella rossa. Nella realtà quello che si fa è questo: si indica come indice della molla il rapporto tra il diametro grande, il diametro della spira per intenderci, e il diametro del filo. Quello rappresenta l'indice della molla. Poi c'è una prima approssimazione che si può fare. Questo termine qui che avete visto, questo, cioè il taglio, lo trascuro e metto un coefficiente correttivo K con S al posto di questo termine. Vi ricordate, quella tau è la somma di due termini, il secondo termine non lo metto e tengo conto del fatto che ho trascurato il secondo termine con un coefficiente correttivo K con S che è funzione dell'indice della molla. Questo è parametro che viene fuori dall'esperienza. Si è visto che trascurando il taglio, quindi utilizzando solo il momento torcente e moltiplicando il risultato per un certo coefficiente che è funzione di questo rapporto, i conti tornavano, era possibile dimensionare la molla e quindi si preferisce fare in questo modo. In generale questo valore di C è compreso tra 6 e 12 per le molle. C'è poi un altro problema. Quando io ho fatto questa semplificazione, questa che vedete, per scrivere questo su quest'anello, quella è una trave curva, non è una trave rettilinea. Questa è quella delle travi sanguinate, relazione. Quindi nello scrivere la tau come se fosse una trave rettilinea, io ho commesso un errore, giusto? L'abbiamo visto per la flessione noi. Ricordate? La trave curva, grande curvatura, ha un comportamento diverso rispetto all'ipotesi di Saint-Venant con la quale avete sempre lavorato sulla flessione. La stessa cosa sulla torsione. Per tener conto di questa, di questo errore, diciamo di questa curvatura, si mette in genere al posto di questo K con S un altro coefficiente correttivo che tiene conto di tutto, sia del fatto che ho trascurato il taglio, sia del fatto che ho una curvatura. Questi indici dipendono dal nome di chi l'ha proposto, sono equivalenti, o usate l'uno o usate l'altro. Tant'è che viene fuori lo stesso numero, provate a mettere al posto di C 6 per esempio, vedete il primo e il secondo vi vengono dei numeri molto simili, quindi sono dei coefficienti moltiplicativi. Usate quello che vi ricordate meglio, questo per esempio forse si ricorda meglio rispetto all'altro. Sono dei coefficienti moltiplicativi che servono a tener conto del fatto che io ho trattato quell'anello, quella metà di anello della curva della spira, come se fosse una trave rettilinea. Ora, il
Noi abbiamo detto che nel diagramma sigma per epsilon l'area al di sotto della linea, l'abbiamo visto quando con Mises, l'ho detto prima, lo ripeto ancora, è l'energia per unità di volume. L'energia di deformazione totale, l'energia di deformazione totale è dato dall'integrale di quell'area. In realtà quella è una figura geometrica semplice, non avrei bisogno di integrarla. È un mezzo sigma per epsilon per il volume. Chiaro? È un integrale di volume, ve lo ricordate? È un integrale di volume quello. È l'energia di deformazione per unità di volume integrata sul volume che io ho disponibile. Se il volume lo conosco e non ci sono incognite nel volume, non ci sono variazioni, è proprio l'energia di deformazione per volume. Tale volume per volume. Nel caso della formula che io ho scritto prima, questa ve la scrivo qui, quella senza i coefficienti correttivi, io avevo scritto che la mia tau era uguale a 8 f per t greco t al cubo più 4 f t greco t quadro. Questa era la mia tau. Io devo prendere questa, qui ci devo mettere la tau e la deformazione per me quanto vale nella rotazione, nel momento che c'è nella rotazione, l'angolo di rotazione, quindi non è sigma per epsilon per me, ma è la tau per teta, tau per teta, ok? Quindi questo qui viene fuori dall'integrale di volume di questa espressione qui. Il volume della molla elicoidale è fatto dall'area dell'anello per il numero di anelli che io sto usando. Quindi, anche qui capite il significato, ripeto, il passaggio per passaggio poi mi interessa di meno, cercate di capire qual è la logica che ci sta dietro. Poiché la mia energia è la forza, l'energia di deformazione per unità di volume moltiplicata per il volume della molla è rappresentato da tutto il filo che io sto considerando, che sarà il diametro e tutta la lunghezza del filo. E quindi se io invece ragiono sul singolo anello per le formule, perché qui io questa l'ho scritta sulla metà dell'anello, se io ragiono su questo devo contare poi quanti ne ho di questi anelli, cioè numero di spire utili, quelle che partecipano alla deformazione. Ci sono delle spire in più che servono eventualmente per collegare la molla, ma che non partecipano al lavoro di trazione e compressione. Questo per arrivare all'unica cosa che a me interessa, è che questa, cioè quanto vale la rigidezza della molla elicoidale, di cosa è funzione? La rigidezza della molla elicoidale è funzione sicuramente del diametro del filo. Io questo devo sapere, di cosa è funzione. Formuletta me la vado a guardare, ma devo sapere di che cos'è che mi genera la rigidezza. Da cosa dipende la rigidezza della molla elicoidale? Sicuramente dipende dal diametro del filo, dipende dalle caratteristiche del materiale, dipende dal diametro dell'avvolgimento e dipende dal numero di spire con cui ho fatto l'avvolgimento. Quanti anelli di elica io ho disponibile? Diciamo così, va bene? Quindi io ho bisogno di due formule anche qui per il pulsamento della molla. La prima di queste formule è questa, dove al posto di tappa con S mettete uno dei due, va bene? Questa è la prima formula ed è la formula di resistenza. La formula di resistenza di cui io ho bisogno è questa,
con KB o KB doppio, quale vi piace. E la seconda formula di cui ho bisogno è questa. Tenete presente poi che in genere, anche qui come per i cuscinetti, sostanzialmente le molle si vanno a comprare ai produttori, per cui spesso fate un dimensionamento, trovate un diametro di filo, ma poi vi adattate a quello in vendita perché è più economico, eventualmente, a meno che non è un progetto innovativo, in quel caso ve lo costruite da soli. Vorrei tornare due secondi al fatto dell'errore sul discorso della rotazione, perché la rotazione degli angoli sulla trave curva è diversa. Anche qui, come abbiamo visto per il gancio, l'andamento non è più questo sulla sezione, cioè quello a farfalla della tau, ma ha un andamento diverso. Per questo motivo ho necessità di quei coefficienti correttivi che avete visto e che vengono riportate anche qui. Questo è il coefficiente correttivo KB, KW, questo lo trovate in alcuni testi di Colpighini, se andate in biblioteca lo trovate espresso in questo modo. Questo è il coefficiente correttivo in funzione di C, lo trovate graficato piuttosto che andandolo a calcolare, ma altro non è questo grafico che C, il valore di C che vi dà poi il lambda corrispondente. Sul discorso di spine attive invece, se poi andate a vedere, io vi faccio vedere lo Shigley, quindi sulla norma base della normativa americana, esistono anche delle formulette un pochino diverse, ma questo vi consente di andare a determinare quello che sono il numero di spine attive. Perché questo? Ci sono vari modi di agganciare le molle. Quando li devo tirare o comprimere, li devo agganciare alla struttura in qualche modo. E ci sono vari modi per agganciarli. Posso fare un segnatello. Allora, vi dicevo, i terminali con cui aggancio queste molle possono essere di vario tipo. Ve li faccio vedere qui, poi torno indietro. Vedete, io per agganciarla posso fare degli anelli piegati in questo modo, oppure posso fare degli agganci in questo modo, oppure addirittura agganciarlo in questo modo. Cioè, le tipologie con cui io vado a incastrare gli anelli sono diverse, sono varie, per cui per me le spire attive sono solo le spire, in questo caso queste, che partecipano al lavoro di trazione e compressione. In realtà poi la parte più delicata della molla sono gli agganci, perché essendoci variazioni geometriche è lì che si va a rompere più facilmente la molla, però ai fini del dimensionamento, del diametro del filo e della rigidezza della molla, quello con cui io devo lavorare sono le spire attive. A seconda di come le spire attive sono realizzate, trovate sui cataloghi di acquisto, comunque vedete, questo addirittura è un manuale di disegno, di progettazione delle molle fatto dai produttori associati, dall'associazione dei produttori di molla americana. Ne trovate vari di queste indicazioni. Fondamentalmente quello di cui dovete tener conto è che a seconda se le spire sono aperte oppure aperte in un lato sono chiuse, poi dovete aggiungere alle spire attive 0, 1 o 2 spire in più, cioè le spire totali possono essere uguali a quelle attive, una in più di quelle attive se sono metà spira, due in più di quelle attive, a seconda di quelle che avete utilizzato per agganciare la molla ai terminali. Lo Shigley riporta anche una formuletta per cui la lunghezza, che vi dà la lunghezza di chiusura a pacchetto della molla. Chiusura a pacchetto significa che quando tutte le spine sono state compattate e la molla è stata premuta al massimo possibile, ed è data dal numero di spine totali meno questo parametro A che è tabellato per il diametro del filo. Questo poi lo vedremo la prossima volta sui criteri di stabilità. In generale i valori consigliati sono tra 6 e 12, sui testi americani trovate 4 e 12, ma quello è. Il numero di spine attive generalmente è tra 3 e 15. Quando si progetta in generale si tiene conto,
o meglio si cerca di far operare la molla nel suo campo utile migliore, che sta nella parte centrale ovviamente, quindi si cerca di escludere la parte iniziale, cioè quando è completamente a pacchetto, la parte finale quando è completamente stesa, per cui in genere come forza massima si assume l'87,5% della forza massima vera che avrei, quindi la considero un pochino ridotta, la riduco di circa il 12,5%. Se per esempio io so che quella molla potrebbe operare una forza massima di 100, prendo come forza massima nei calcoli, invece di 100 prendo 87,5, massimo ammissibile, che significa che io devo ridurre l'area, ingrandire l'area per reggere, per avere poi quella forza. Anche su questo poi ci torneremo dopo. Chiudo con questo, poi vi do un attimo di tregua. Sul discorso fatica tenete presente che generalmente si usa la curva di Gerber, che non tutti i trattamenti superficiali peggiorano il sigma ampiezza limite di fatica. In questo caso sulle molle si fa la palinatura, cioè le molle di acciaio, quelle che vedete sulla ammortizzata della sua macchina, vengono bombardate con delle sfere di acciaio, per cui si generano delle tensioni superficiali di compressione che tendono a chiudere le cricche, quindi il comportamento a fatica migliora di circa il 20% rispetto al filo non trattato. E vi ricordo che il limite di fatica a torsione è lo 0,67% di quello a trazione. Il sigma ampiezza limite che viene fuori nelle prove di pressione rotante è il 67% più A, e meglio, scusate, mi sono espresso male. Il limite in torsione è il 67% del limite che viene fuori nei grafici di pressione rotante. Tenete presente che se avete a che fare con ampiezza e carico medio, anche qui la vostra viene fuori dalla forza, dall'ampiezza della forza, carico medio della forza, ma le formulazioni restano le stesse. Chiaro? Da inserire poi in Gerber. Le molle a filo, come ho visto, possono anche operare in altro modo. Un modo è questo, che è la nuova molla spirale piana, in genere viene utilizzata per comandare organi, per cui vedete c'è un avvolgimento fatto in questo modo, agganciato da un lato, su un comando dall'altro, tirando la molla da un lato accumulo energia e quando rilascio poi eventualmente mi restituisce questa energia rimuovendo l'organo di comando nella posizione iniziale. Altro sistema è per esempio questo, cioè la molla dedica che avete visto, ma che lavora a torsione. Questo è l'esempio tipico della molletta dei panni, se ci fate caso. Viene utilizzato anche per comandare ovviamente organi meccanici. Questa invece è caricata, quella che abbiamo visto prima era caricata a trazione e compressione. Questa è caricata a torsione invece, nel senso che rispetto all'asse della molla vado a imporre una torsione. In sostanza, se considerate questo anello con l'estremità, quando io applico la forza F tendo ad aprire questa molla in qualche modo, e anche qui diciamo ci sono una serie di coefficienti correttivi, potete vedere un esempio qui in cui i parametri fondamentali sono come al solito il diametro del filo, il diametro del raggio, diciamo, dell'avvolgimento, il numero di spire e il braccio di questa forza che mi dà il momento applicato alla molla. Non scendo nei dettagli, non vado a fare trattazioni, ci sono anche qui una serie di criteri di scelta, le formule più o meno che si applicano sono riportate qui. Ovviamente vedete questa qui in sostanza deriva dalla sigma che si sviluppa su questa trave che è sottoposta a flessione, e questa è la formula 32 forza per il braccio diviso per il cubo, che è la classica
formula della flessione, il momento torcente lo sapete, ci sono anche qui dei coefficienti correttivi che vanno utilizzati, la formula che vi dà la forza di taglio agente sulla mole riportata qui, non ci perderei molto tempo, in genere queste formule sono riportate sui manuali, nel caso in cui io debba andare a dimensionare queste molle vado sul manuale, mi riguardo la formula, la applico e tutto funziona ovviamente del carico che io sto applicando e in sostanza il momento flettente che si genera qui mi genera poi la forza agente sul filetto e quello mi fa il dimensionamento. I parametri fondamentali al solito da tener conto quando faccio questi dimensionamenti sono, ripeto, il diametro dell'avvolgimento e il diametro del filo e ovviamente la rigidezza del materiale. Qui ci sono altri esempi, potete anche non scrivere queste formule, ve li faccio vedere solo per conoscenza, c'è la formula ovviamente che vi dà la freccia che è legata alla problematica ovviamente della molla di flessione e la rigidezza ovviamente come al solito è funzione di caratteristiche geometriche di numero di spine e di modulo di rigidezza del materiale. Sappiate voi che dovete sapere di questo? Di che cosa è funzione? Cosa vi serve per il dimensionamento di quella molla? La formuletta me la vado a guardare sul manuale. Se vi dovesse capitare un compito all'esame, vi darò la formuletta che vi serve, voi sceglierete come e quando applicarla. Altro tipo di molle molto importante è questo tipo di molle. Questo ha un comportamento che non è lineare. Questo serve spesso in organi che debbano assorbire, per esempio, dei colpi secchi o degli urti, perché questo è graduale, man mano che io carico la molla questo si appiattisce e quindi si rigidisce. La risposta all'inizio, dato che ho fatto tipo un piatto capovolto, immaginate un piatto capovolto di acciaio, all'inizio quando questo tende a diventare piano si flette di più, man mano che questo diventa piano poi resiste meglio, perché questi si montano a pacchetti, ce ne sono vari, quindi diventa poi come se fossero delle piastre di acciaio che reggono il carico. Quindi questo serve ad assorbire soprattutto i carichi impulsivi, qui c'è un esempio, queste sono le molle a disco, molle a tazza, poi vedremo come funziona. La prossima volta, che sarà domani, vedremo in realtà poi come funzionano le molle a palestra.